Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi un video molto molto richiesto, è il video praticamente dove vi mostro la mia collezione di collane. Spero che vi mettiate comode perché sono tantissime. E non le ho divise, diciamo, non ho fatto un distinguo tra quelle estive e invernali, quindi ve le mostro tutte. La prima parte è in questo cassetto qui che io ho nella mia autolettina della camera da letto, poi ce ne sono altre qui. E altre qui, quindi comunque cercherò di andare quanto più spedita possibile, però sappiate che sono un bel po'. Allora, parto nel mostrarvi forse quelle che sono tendenzialmente più estive, però no, diciamo che anche nel cassettino capiteranno alcune, quindi niente, vado avanti e ve le mostro. Allora, la prima che voglio mostrarvi è questa qui, che sicuramente vi ricordate che mi avete visto anche indossata in qualche video. È una collana prettamente, questa è così, molto estiva, ha queste roselline sulle tonalità rosa e fucsia. Diciamo che è una collana che io amo moltissimo perché l'estate su un bel vestito scollato, comunque qualcosa che è anche un toppino, diciamo che è anche molto semplice, diciamo che arricchisce il look. Sempre sulla stessa scia di tipologia di collane, vi mostro questa. Ecco che si incastrano anche tra di loro. Vi mostro questa qui che invece è uguale, solo che ha la tonalità sull'azzurro, quindi diciamo varie tonalità dell'azzurro e poi anche questa rosellina sul violetto. Idem come discorso di quella precedente, cambia il colore, però sono abbastanza versatili. L'altra, vi mostro ecco, tutte quelle un po' con diciamo le rose. Questa invece è sul verde, questa qui. Non ha il cordino in raso come le altre, ma ha un cordino, questo qui praticamente ha una catenina come collana e questa è su questa punta di verde che davvero credo che sia molto molto bella. L'altra che voglio mostrarvi sempre come collana, come tipologia di collana con le rose, solo che adesso mi sto rendendo conto che si è sganciata da un lato, vabbè, è questa qui. Purtroppo si è rotto il petalino, la devo attaccare con un po' di colla a caldo, va bene, comunque è questa qui, spero che comunque riusciate a vedere. Sempre questa sulle tonalità del rosa, questa l'avete vista senz'altro in un video, in qualche video, e questa invece sulle tonalità del rosa corallo, o rosa corallo, rosa salmone, non so come volete praticamente classificarla. È una delle collane che io amo più in assoluto. Scusate, vediamo se vi faccio vedere anche un'altra sempre con delle roselline, solo che è un po' più particolare. Ed è questa qui, anche questa l'ho indossata se non ricordo male per un video e vedete un po', questa è anche molto più elegante, diciamo che quelle sono anche abbastanza portatili, quindi anche per la mattina o per la sera, anche per un gelato così, mentre questa è un attimino più elegante perché ha tutto questo intreccio di cordino e anche di diciamo di catenella e quindi la rende un po' più importante. Poi ci sono tutte queste gocce e questa è sul beige. Diciamo che queste sono le collane che io amo di più. Allora, poi vi mostro velocemente un'altra tipologia di collane che è questa qui, anche questa abbastanza estiva. Questa me la regalò parecchi anni fa mia cognata da Spezia. E sinceramente questa collana l'ho indossata pochissimo, forse una volta. Allora, altra collana, questa io la vedo molto più invernale, anche perché va messa sulle le maglie, quelle dolce vita, magari un color panno o bianca, quindi questa va a arricchire appunto il look. Qua si sta sganciando il fiocchettino. Comunque è una collana che acquistai diversi anni fa e la presi proprio perché indossandola sulle dolce vita mi piaceva proprio l'effetto che dà come collana lunga. E quindi diciamo che è una collana abbastanza, la reputo un po' invernale, forse perché l'ho comprata in quel periodo. Altra collana che comunque sì, va primaverile, è questa qui, anche questa sui toni del rosa salmone, beige e dorata. Questa è anche una collana che a me piace moltissimo. Altra collana che vi mostro, diciamo che questa è una delle ultime, forse non so se questa ve l'ho mostrata in qualche video, non lo so se la indossavo, comunque questa è una, diciamo, degli ultimi acquisti che ho fatto ed è questa qui, tutta beige e dorata. Questa la presi per la primavera, se non ricordo male, la presi forse per indossarla a Pasqua, ecco, quindi comunque la reputo una collana abbastanza primaverile barra estiva.
Mi piace molto perché anche questa è lunga, quindi vedete che bella, 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 bella la duro. Anche questa comprata lo stesso giorno che ho acquistato quella di prima, ed è questa invece a, diciamo così, a catenella. Questa è abbastanza elegante. Altra collana che io stra amo è questa qui, con questa catena dorata, è praticamente con il cuore finale. Allora, diciamo che di questa io ho anche il bracciale. Però non ve l'ho, non ho mostrato la parure, anzi fatemi sapere se questa tipologia di video vi può interessare, non so, mettete un pollice in su, mettetemi anche un commentino, che se vi piace vi giro anche il video magari della categoria dei bracciali, degli orecchini e degli anelli, anche se gli anelli sono meno rispetto a tutto il resto, però non so se vi può piacere questo genere, fatemi sapere. Quest'altra è questa collana qui che io stra amo. Simile a questa è questa qui sull'azzurro, differenza che vedete fra le due, il cuore questo qui è un po' più grande, questo invece è un po' più piccolo, e la trama anche questa è più fitta, questa è più larga, e poi ha la catena diciamo in plastica dello stesso colore, quindi tutta azzurra, quindi anche di questo ho il bracciale. Guardate poi come fa davanti, qui ci sono anche degli Swarovski. Svaroschini, degli strassini, e quindi anche questa è una collana abbastanza primaverile estiva. Allora, poi vi mostro questa collana qui che è tipicamente invernale, sempre comprata nello stesso periodo, anche questa qui fatta in questo modo, anche questa con tutti i colori del lilla e del violetto, questa molto bella, diciamo è una collana abbastanza portatile, però anche abbastanza elegante, non so adesso se si riesca a vedere. Oggi la luce è un po' scarsa perché finora ha piovuto, quindi diciamo che non c'è una luce proprio perfetta. Ok. Allora, poi questa qui ve la mostro, però considerate che ne manca un pezzo, non so dove è andata a finire. Comunque, questa è un'altra collana, sempre sui toni del lilla, del fucsia. Guardate che carina che è. Allora, sempre come collane che io reputo tra virgolette invernali, c'è anche questa. Questa è sui toni del bronzo e del nero, quindi una collana abbastanza particolare, non è particolarmente lunga, comunque rimane un po' più per le scollature, quindi va bene anche questa per le maglie a dolce vito, per le lupetto, quindi comunque, però è una collana che io reputo molto invernale. Altra collana che voglio mostrarvi, questa qui me l'hanno regalata le mie amiche al compleanno lo scorso anno, quindi a novembre scorso, è comprata la Coin, se non vado errato, una collana molto molto bella, fatta in questo modo con tutti questi cordini qui. Anzi, la mia amica, questa me l'ha regalata la mia amica Simona, e le altre amiche mi regalarono un bracciale, e poi ci sono tutti questi cerchietti fatti appunto da questi cristalli, guardate che bella. Anche questa è una collana che io definisco così, autunno invernale. Corta, quindi va bene anche sulle maglie scollate, quelle appunto a giro, e credo che vada davvero bene. Poi passiamo alle collane, quelle tutte metallo, e anche queste secondo me sono collane da definirsi invernali. Allora, che dirvi? Vi mostro questa, ve l'aggancio, guardate che bella trama che ha, e questa qui va appunto a giro gola. È molto importante, quindi questa va benissimo anche questa su una lupetta o una dolce vita, ma va bene anche su una maglia scollata. Idem per questa, solo che questa qui è un po' più, diciamo, tra virgolette, impegnativa perché è molto più elegante, ha tutto questo, diciamo, questi cristallini, questa lavorazione, e in più ha il cameo. Vi devo dire che io sono pazzamente innamorata dei camei, li amo alla follia. E li reputo di un'eleganza estrema, e quindi questa, quando l'ho vista, non potevo non prenderla. Allora, che farvi vedere più? Andiamo un po' così, vado un po' così spedita. Allora, vi mostro anche delle collane che sono collane un po' particolari, quindi comunque abbastanza, tra virgolette, impegnative da portare. Queste, o magari ci sono anche collane che mi sono state abbinate con delle maglie. E c'è questa qui con tutte le perline e queste roselline qui. Poi ci sono le collanine, quelle che io reputo un po' più semplicine, sono quelle che magari mi sono state date appunto con maglie o che mi sono state regalate così dai negozianti quando andavo a fare dei diversi acquisti. Vediamo se riesco a prenderne alcune. Allora,
Ci sono queste due, questa con questo cuoricino che si apre, quindi con questi cuoricini qui che si uniscono, questa con questi due cerchietti da più, formati da più cerchietti, ecco, questi quelli più piccoli e questi qui, quindi questi sono abbastanza molto veloci e molto portatili da indossare anche la mattina velocemente prima di uscire e di andare al lavoro. Poi c'è questa in questo color bronzo, questa anche questa la reputo una collana autunno-invernale, diciamo che ce ne sono tantissimissimissimissime, cerco di andare un po' veloce. Poi c'è questa qui che ha un praticamente per me un si sono, dopo che le avevo sbrogliate si sono rimbrogliate, questa qui che è formata da tutti questi cerchietti bianchi, questi gancini dorati, questa ha un ricordo molto affettivo perché era una collana di mia nonna e quindi questa me l'ha data lei e io la amo alla follia, cioè non dovessi più indossarla non la butterei mai perché appunto è un ricordo della mia amata nonnina. Poi un'altra collana che reputo stra estiva è questa qui, eccola qui, formata da tutti questi cordini, poi queste diciamo gemmette e queste nappine fatte di cordino, guardate che bella, anche questa messa appunto, poi si possono scegliere le varie lunghezze, anche questa indossata con un toppino, con un vestito scollato d'estate, credo che vada veramente benissimo. Non so se avete notato il mio nuovo look, guardate, ho tagliato i capelli, quindi li ho fatti scalare molto, li ho anche accorciati perché siccome li stavo perdendo tanto avevano bisogno di un restyling e quindi ho voluto cambiare un attimo look. Spero che vi piaccia, fatemi sapere che cosa ne pensate e niente, aspetto praticamente i vostri commenti. Allora, altre collanine un po' così, diciamo vado un po' velocemente. C'è questa qui con queste sfere dorate, che poi è un dorato abbastanza antico, un oro antico con questi finti cristalli sul nero. Poi c'è questa che mi è stata, guardate che si sono rimbrogliate tutte, addio. Allora, poi c'è questa che mi è stata regalata nel negozio dove io mi reco spesso per fare acquisti di abbigliamento, che è questa qui. Con questo cordino e questa pietra che poi è in plastica, praticamente bianca, e anche questa reputo che sia una collana abbastanza estiva. Poi c'è questa che appartiene a una parure che ho anche gli orecchini e sono degli orecchini che io stramo, guardate, abbastanza lunga. Questa ricorda un marchio importante, non credo se che fosse un'imitazione tipo Morellato o Braille, adesso non so, comunque diciamo segue la scia di quei brand lì ed è una collana che io adoro, ce l'ho da tantissimo tempo e credo che non la butterò mai praticamente. Poi sempre collanine random che mi sono state così date nel negozio, sono questa qui, poi c'è questa qui sull'argento con questa sfera qui, ecco qua. Poi anche questa idem, la stessa cosa, mi è stata data con questa finta pietra sotto. Poi questa collana qui, che è una collana con tutti i cuoricini e questi ciondolini, anche di questo ho un bracciale. E questa invece, praticamente, anche questa richiama un attimino qualche marchio particolare. Comunque è una collana, tra virgolette, cinese, quindi comunque c'è anche una G, non ho nessuno che si chiama con la G, comunque. Diciamo che era una collana che vendevo io quando avevo il negozio, quindi diciamo che ce l'ho dal 2008 forse, quindi abbastanza anni. Poi ce n'è un'altra che è questa, e questa mi è stata regalata da una mia amica e quindi io amo molto questa collana perché mi piace, anche abbastanza semplice ma nello stesso tempo molto particolare perché ha tutti questi colori sul viola, sul grigio, sul bronzo, quindi può essere abbinata a diversi tipi di abbigliamento e di look. Allora, ecco, vi faccio vedere questa, ecco, questa è una collana tipicamente invernale, infatti questa l'avevo comprata forse per il Capodanno o il Natale, adesso non ricordo, guardate che bella che è, ha tutte queste pietrone nere, questa fa a giro, guardate così, quindi è una collana abbastanza importante da portare, magari non so, per una festa, per un evento, diciamo che la collana c'è. Altra collana importante, che questa forse ho indossato solo e soltanto una volta, ma mi devo ripromettere di indossarla, è questa qui. Diciamo che questa è una collana abbastanza importante da portare, quindi ci vuole un look particolare.
ha tutte queste frange, ecco così, di catenella che scendono ed è in questo modo qua. È davvero davvero bellissima, è una collana molto molto, ecco, importante, diciamo, nel senso da portare. Altra collana che rientra nella tipologia collane estive è questa qui. Di questa ho anche gli orecchini, se non vado errato. Oh, sì, e quindi questa è un'altra collana estiva con tutti questi tonalità di questo verde molto chiaro, molto verde acqua, diciamo, sia più chiaro che più scuro. Anche questa è una delle mie preferite. Come avete ben capito, diciamo che le collane estive sono le mie preferite perché magari l'estate è la stagione che io amo di più e quindi amo anche tutto ciò che ne fa parte. Vabbè, questo ho voluto mostrarvelo, però diciamo che è un cordino di quelli che vanno allacciati dietro così il collo, di questo fa parte di un vestito. C'è questa qui, anche questa mi è stata regalata per l'acquisto di una maglia, di qualcosa di abbigliamento. Poi, vediamo, vediamo, vediamo. C'è questa qui. Si sono imbrogliate praticamente tutte, non ne verrò mai a capo. Poi ci sono queste. Ecco qua, vediamo, forse così sì. Ci sono queste che sono simili. Questa però più a catenella, guardate. Ah, questa può essere utilizzata oltre che da collana anche da cinta. Infatti le metto qui, dopo vi mostrerò velocemente, diciamo, le cinte in definitiva che possono essere utilizzate da collane. C'è questa qui. Molto semplice. Poi c'è quest'altra. Scusate, io ho cercato di sistemare, ma in tutto questo macello potete immaginare. C'è questa qui tutta argentata con questa rosellina, abbastanza semplice, però nello stesso tempo fa il suo effetto. Se si mette una maglia nera, questo diciamo che spicca abbastanza. Altra collana che poi è una collana che può essere utilizzata sia come collana che come cinta è questa qui. Diciamo che come collana è una collana abbastanza importante, spero che si riesca a vedere qualcosa, perché comunque ha questo nodo qui, quindi messo di lato in questo modo. Ecco qui, comunque rimane una collana abbastanza importante, abbastanza vistosa e poi attaccata la catenella può essere utilizzata anche come cinta. Altro queste che sono contenute in questo sacchettino, anche queste tra virgolette sono collane estive. Ecco, questa forse ve l'avete vista in uno dei primi video che ho fatto forse lo scorso anno ed è questa collana con questo cordino in seta rosso e poi con questo fiore. Che richiama appunto molto molto il corallo. È una collana che io straamo, estivissima, proprio questa l'ho messa con un top nero a fascia, praticamente con la gonna lunga nera e la scritta qui era un po', richiamava un po' il color corallo, quindi andava benissimo. Poi ci sono queste due collane qui. Questa è quella con la rete, da un lato ci sono le perle, dall'altro ci sono gli Swarovski e poi per come chiusura calamitata praticamente ha questa parte con tutti gli strass. Idem per questa, però questa all'interno ha soltanto gli Swarovski che poi sono anche sul color champagne. Spero che qualcosa si riesca a vedere. E poi anche qui c'è sempre idem la chiusura calamitata con gli strass. Poi c'è questa collanina qui, che questa forse la acquistai dall'Avon da diversi anni, è una collanina molto semplice, di quelle che comunque va al collo oppure rimane giusto lunghetta in un certo punto ed è abbastanza carina, guardate. Diciamo che sono quelle con poca pretesa. Allora, spero di riuscire a sbrogliare il tutto anche qui, soprattutto per mostrarvi questa che ho da tantissimi anni, guardate, di queste ho anche gli orecchini. Allora, dicevo, poi c'è questa qui, anche questa abbastanza semplice, questa regalata idem come le altre, poi questa con queste pietre così colorate sull'azzurro, poi c'è questa argento e bianca, anche questa credo che sia abbastanza portabile, quindi sia estiva che invernale. Poi mi sembra un vocumbra delle spiagge con tutte queste collane così. Poi c'è questa qui dorata con queste perle appunto in madreperla. Poi c'è questa simile a un'altra che vi ho mostrato, che però anziché avere i cristalli tondi ce li ha così fatti a quadrettini. Le metto così per non farle imbrogliare nuovamente. Poi c'è questa la feci io tanto tempo fa con la catena, con queste, diciamo, con queste sfere,
sfere quadrangolari, non so come voglio dire, con questi segnetti qui, con queste incisioni. Poi ci sono queste pietre in plastica sul lilla, sul rosa, fatta in questo modo. Poi ce n'è un'altra così. Questa mi è stata regalata, non ricordo da chi. Comunque, una di quelle catenine, collanine che va appunto giro, giro collo, anche questa credo invernale. Questa ce l'ho da tanto, diciamo che non la metto più perché ormai si sono persi un paio di Swarovski, però ha un valore affettivo perché me la regalò tanti anni fa mia sorella e sinceramente mi dispiace appunto buttarla, la tengo così come ricordo. E poi c'è questa qui che ricorda Playboy, quindi con tutti questi coniglietti, questo era anche un altro di quelli che io vendevo così al mio negozio, anche questa a girocollo con tutti questi coniglietti appunto qui. L'ultima che vi voglio mostrare è questa, ma questa è con tutti ametiste, rubini, peridoti, quindi queste sono tutte pietre vere, naturali. E questa me l'ha regalata mia mamma. Quindi comunque questa è una collana abbastanza importante. Velocissimamente vi voglio mostrare tutte quelle collane, anzi quelle cinte che possono essere utilizzate come collane. Abbiamo questa qui che è una semplice catenina dorata, però che alla fine ha queste due perle con questa nappina appunto sul dorato. Poi c'è questa che è fatta tutta di perle in questo modo qui, e poi c'è la catenella che scende. Poi c'è questa qui che è sempre una cinta, ma che volendo col gancetto si stringe, quindi si può fare anche da collana a due giri. Poi c'è questa con questa maglia argentata e poi con diciamo il laccetto in similpelle sul marrone all'interno. Idem per questa, solo che questa è con diciamo la parte nera. Poi c'è questa qui. Questa, guardate, ha tutto questo aggancio, quindi può essere utilizzata sia da collana che da cinta. E questa è bianca, dorata e nera. E per ultima vi voglio mostrare questa che comunque richiama un attimino quella che vi ho mostrato prima con la nappina, però anziché avere la nappina di tessuto ha tutte queste catenelle alla fine. Allora, care ragazze, che dirvi? Diciamo che la mia collezione di collane al momento termina qui. Sicuramente ce ne saranno sparse altre per casa, però al momento non le ho trovate, quindi vi ho mostrato, diciamo, tutte. Se vedete il macello che c'è qui sopra, sembra veramente il mercatino, quelli con le bancarelle che vendono tutti appunto i bijou. E niente, fatemi sapere, come vi dicevo prima, se questa tipologia di video può interessarvi, quindi se volete vedere magari la mia collezione di bracciali, orecchini, eccetera, eccetera. Aspetto appunto i vostri commenti. Ripeto, fatemi sapere cosa ne pensate del mio nuovo look, datemi qualche consiglio, ho bisogno appunto di rinnovarmi. E io vi mando un grossissimo bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao a tutte!